vi ringrazio per la partecipazione, siamo tanti, è una bella cosa, soprattutto in un periodo in cui la politica non riesce ad essere molto attrattiva. Ringrazio tutti voi che avete accettato con entusiasmo l'invito, mi fa piacere. Ringrazio Daniela Senepa, giornalista della RAI, che con la sua presenza sicuramente, la sua professionalità sicuramente qualifica ancor più questa iniziativa. Le primarie delle idee. Abbiamo deciso come circolo del PD di Villa del Fuoco di concentrare l'iniziativa che vede non solo il centro-sinistra ma tutta la città interrogarsi sulla selezione di una classe dirigente alternativa a quella di centrodestra che per 5 anni ci ha amministrato, di ripartire dal protagonismo delle idee. Vedete, il nuovo corso, il cambiamento indica anche che si superano le vecchie pratiche, quelle che prevedevano prima l'individuazione del candidato attraverso dei tavoli politici nelle stanze di partito. Io credo che le primarie sono una straordinaria occasione per la selezione della classe dirigente, dove i cittadini in maniera democratica non scelgono solamente una persona, ma scelgono un'idea di politica e di città che deve essere completamente diversa da quella che abbiamo visto in questi 5 anni di buio assoluto. È un'occasione importante e credo che la dobbiamo sfruttare mettendo proprio al centro le idee e i programmi che dovranno caratterizzare la Pescara del futuro. Partiamo da lì, dalle idee, perché poi penso che oggi più di ieri ai cittadini non interessa molto il totonome o, se preferite, il tiro a Roma, al nome che anche giornalisticamente in questi giorni viaggia sui media. Partiamo dai programmi, l'occasione è ghiotta, non per confrontarci o scontrarci appunto sui nomi, ma per confrontarci e scontrarci sui programmi, quelli che poi dovranno condividere i cittadini, perché vedete, l'obiettivo delle primarie è quello di farci vincere le secondarie, cioè le elezioni vere. Se facciamo le primarie bene, se facciamo caratterizzare la città sulla nostra proposta, se siamo chiari dicendo ai cittadini cosa vogliamo per lo sviluppo e il futuro di Pescara, io credo che facciamo, chiunque vinca, il 50% della campagna elettorale. Avremo il vento in poppa per vincere le elezioni del 25 maggio, che è l'obiettivo di tutti. E per questo l'iniziativa parte da qui. Io sono contento che parte da via Tiburtina e da questo circolo, e lo dico con un po' di orgoglio, perché in questi anni, al di là di segretario di circolo, insieme anche a Pier Nicola Teodoro, presidente di quartiere, abbiamo nel nostro piccolo cercato di riuscire a risolvere le numerose problematiche. Un quartiere che troppo spesso è imprigionato tra la voglia di modernità che corre veloce e la mancanza degli interventi. E questa iniziativa nasce proprio da una riunione del circolo nel quale abbiamo elencato una serie di problematiche irrisolte su cui noi dovremmo riuscire a dare delle risposte e a formare dei programmi, a caratterizzare la nostra offerta politica nella quale si dovrà riconoscere la città. Partendo appunto da quello che è successo e dalle grandi problematiche, ne cito una: dovremmo pensare di risolvere in maniera definitiva, cosa che non abbiamo fatto anche quando siamo stati al governo, il problema del cementificio, cercando di riuscire a dare una garanzia di lavoro a quegli operai che oggi sono in difficoltà, ma capendo anche che la situazione e quel tipo di impianto all'interno della città oggi è incompatibile anche con lo sviluppo. E credo che su questo la politica deve interrogarsi e non può continuare a prendere il futuro come una discarica per gettare ancora i problemi. Dobbiamo interrogarci sulla cultura, dobbiamo interrogarci su una politica che non deve avere più difficoltà a spostare una struttura culturale come la biblioteca in una zona come questa. Insomma, una città, diciamola, oggi va di moda molto l'inglese, da job back, diciamo, a periferie free, dove non esiste più la periferia ma abbiamo una città policentrica, dove un'amministrazione non passa 365 giorni all'anno a interrogarsi su quale fiore è più bello da mettere a Piazza Salotto, ma si impegna per risolvere i problemi nelle zone che poi dovranno caratterizzare il futuro. Vedete, questo pezzo di città non solo sarà importante nella sfida elettorale, perché io penso che qui numericamente si giocherà la partita elettorale, che al di là
dei buoni auspici sarà molto dura e complessa, perché battere un'amministrazione purché abbia fatto dei disastri al primo mandato non è mai semplice. Ma qui si giocherà la Pescara del futuro, la Pescara che dovrà nascere da qui a 20 anni, e questo è lo spazio, e su questo spazio noi dobbiamo avere coraggio, intervenendo, come dicevo, sulla cultura, intervenendo sulla sicurezza, perché abbiamo un quartiere che è simbolo, un quartiere, una città che è simbolo del degrado, con i palazzi di clerico incompiuti, con la zona del ferro di cavallo, con quello che diciamo del parco dell'infanzia che in 5 anni non è stato riaperto. Abbiamo delle strutture culturali che dovremo riempire di un'anima, penso a quella delle città della musica, che oggi è molto incompatibile col tessuto urbano in cui si trova. Dobbiamo intervenire sulla viabilità e pensare anche a come è stato possibile che un'amministrazione in 5 anni non è riuscita a completare un'opera strategica come la strada Pendolo. E noi su questo dobbiamo avere le idee chiare e dobbiamo declinarle in positivo nei nostri programmi, nelle nostre idee, nei nostri confronti. Io vorrei che su questo iniziassimo a interrogarci, come è di fondamentale importanza in una zona come questa per sconfiggere l'insicurezza, per sconfiggere la delinquenza, per sconfiggere la microcriminalità. In questi anni ci hanno detto che basta l'esercito mandato per le strade. Io credo che sia molto più utile riaprire le biblioteche, credo che sia molto più utile dare un'opportunità ai ragazzi che crescono in questa zona, riaprendo la sala di Urban, che non capisco perché, lì dove ci sono dei computer ancora inusati, quante opportunità avrebbero potuto dare ai ragazzi che vivono in questa zona. Cito queste cose appunto perché sono dei micro temi su cui interrogarci, su cui interrogarti. E poi per passare a una visione più ampia della città, dove credo che oggi vive una fase di immobilismo e declino nei suoi fattori fondamentali che anche l'hanno creata. I simboli sono il porto, l'aeroporto, la ferrovia, che sono il porto, abbiamo un porto chiuso, la ferrovia che è esclusa dai collegamenti dell'alta velocità, un aeroporto declassato. E anche nell'edilizia che vive una fase di totale stallo. Credo che è un'idea che mi viene in mente, una città moderna come la nostra necessiti di strumenti moderni, e su questo dobbiamo interrogarci anche come è possibile governare una città con un vecchio arnese come il piano regolatore del 1975 o una legge regionale urbanistica del 1980 che credo che non corrispondano più alle esigenze e alla velocità di cui necessita questa nostra città. Interrogarci non su quelle che troppo spesso abbiamo abusato come parola, sono le vocazioni che dobbiamo riscoprire, ma sicuramente a fianco dei servizi tradizionali su cui questa città si è fondata dovremmo riscoprire un mix di vocazioni, anche interpretare quella che è il turismo, che non può essere pensata come un'industria per nulla facente o appaltata alle politiche pubbliche regionali di assessori che troppo spesso sono bravi ad andare in giro nel mondo e poco spesso a fare la vera promozione del territorio. Io credo che su questo dobbiamo interrogarci e dobbiamo mettere in piedi una serie di iniziative capaci di stravolgere la nostra città in senso positivo e di cambiarla in senso positivo, attraverso anche la sburocratizzazione della macchina amministrativa, attraverso le idee. Io questa cosa la dico con un pizzico di critica positiva e anche con tutta l'umiltà di cui necessita. Io credo che in questi anni siamo stati molto bravi a partire dalla protesta, a dire dei no, ma siamo stati molto meno bravi a caratterizzarci sulla proposta politica, sulle idee, su quello che deve essere la città del futuro. E lo diciamo con serenità, e credo che da qui debba partire la fase del cambiamento, cioè la politica deve interrogarsi su come intercettare la velocità della società e come mettere in piedi le azioni propositive per non risultare inutili. Non ha senso confondere le acque, ha senso fare delle proposte rispetto alla superficialità degli interventi che abbiamo visto, non ultimo quelli di questi giorni, la pedonalizzazione o la semi-pedonalizzazione di Corso Vittorio Emanuele. Io ho avuto da dire anche qualcosa sul teatro, e su questo credo che dovremo anche interrogarci se la nostra città possa servire una struttura che risulta essere un doppione delle strutture che abbiamo già, come il Circus, il Massimo, il Michetti.
oppure serve una struttura molto più ampia, molto più, diciamo, polifunzionale, come un paleventi, che può raccogliere davvero una sfida della modernità, anche perché un teatro avrebbe, senza entrare nel dettaglio, dei costi esorbitanti, e soprattutto non riuscirebbe un teatro dell'opera oggi a Pescara a sopravvivere in un circuito internazionale dove in Italia c'è posto per 3-4 teatri. Oppure dobbiamo interrogarci su quello che deve essere il futuro e lo sviluppo delle Scofa, su quale credo che la politica avrà avuto le sue ragioni, avrete avuto le vostre ragioni per declinare quello che è stato un intervento di riqualificazione, però che io credo che non si possa più attendere. E quella è una zona dove può nascere una vocazione turistica della città, con la stessa Riviera Sud, ma anche la Riviera Nord. E lo dico così, fuori, in maniera aperta, magari rischiando anche di dire una stupidaggine. Ma io credo che se si debbano fare delle penalizzazioni per andare incontro al turismo, bisognerebbe provare e pensare a penalizzare le riviere con una vecchia idea, che è quella della realizzazione del parco del mare. È una cosa fattibile, l'hanno fatto a Riccione senza toccare gli assetti naturalistici della riserva d'Annunziana, creando delle strutture che sono dei parcheggi anche sotterranei. È stato fatto in altre città che prima di noi hanno colto una vocazione diversa, ma su cui noi abbiamo tutti gli elementi straordinari e naturali per intercettare quel tipo di sviluppo. Credo che dovremmo costruire, insomma, un grande cantiere. Io ho buttato lì qualche idea sul quale mi piacerebbe che voi riuscisse anche a qualche idea che è elaborata con il circolo, quindi non sono solo mie idee, che voi riuscisse a elaborare in maniera positiva. Dovremmo costruire un grande cantiere nei prossimi mesi e chiedere uno sforzo anche alle nostre imprese, partendo alle imprese che si occupano appunto del settore delle costruzioni, partendo anche dal dire delle cose serie, che a Pescara non ci potrà mai essere più consumo di suolo, diciamolo apertamente, che una città non è fatta di pietre, ha anche un'anima, e che dovremo chiedere a tutti coloro che si occupano di questo di cambiare insieme a noi, ovvero dovremo chiedere di aiutarci a costruire pezzi di città, ripartendo dalla bellezza. Ed è un settore fondamentale su cui dobbiamo investire, ripartendo dalla demolizione e dalla ricostruzione dell'esistente, del vecchio, di quello che non serve più, di quello che non è più sostenibile, anche per i costi di gestione, ma anche solamente per politiche energetiche e quant'altro. Io credo che su questi temi dobbiamo interrogarci e far sì che Pescara possa ripartire in maniera positiva, anche attraverso questa fase importante che sono le primarie, che io vorrei che tutti noi le vivessimo come un'occasione straordinaria per incontrare la città, ma non primarie del centro-sinistra, primarie della città, di quella città che non vede non solo di buon occhio, ma che non ce la fa più a sopportare queste politiche di superficialità che il centrodestra ha messo in campo in questi anni. Io sono contento che questa, come dicevo prima, è la prima iniziativa. Spero che da qui possa nascere, come si dice usando sempre un termine inglese, un brainstorming che possa contagiare positivamente il nostro territorio, e sono convinto che ci sono le esperienze, le intelligenze per far sì che Pescara torni a correre e torni a essere la regina della modernità. Diciamola con una metafora: Pescara è come una bicicletta, se non pedali cade. E i nostri amministratori hanno dimostrato in questi anni non di non sapere andare in bicicletta, ma di non saper stare in sella. Noi dobbiamo avere la testa, il cuore e le gambe per far sì che la nostra bicicletta porti nel futuro la nostra città, e credo che possiamo farcela prendendo e partendo in positivo da questa straordinaria esperienza di democrazia che sono appunto le elezioni primarie. Partiamo dalle primarie delle idee e sono sicuro che faremo tanta strada. Grazie. Allora, intanto buonasera. Poi ho ascoltato, cioè praticamente questa amministrazione che si va a insediare deve durare un secolo per fare tutte queste cose. 10 anni. Allora, quindi già abbiamo bloccato per i prossimi 10 anni, perché insomma la vedo dura. Un'opzione sul futuro. Ma no, questa non è un'opzione, qui qua ci vuole proprio, come dire, un'opa. Veramente un'opa. Allora, queste sono le primarie delle idee che comunque sia sono una bella occasione di confronto. Dopo, chiaramente, le idee sono le idee, poi ci sono i latori delle idee, poi ci sono i facitori delle idee, eccetera, eccetera.
Qui intanto la prima cosa che io vorrei capire, la primissima cosa, voi siete seduti qui chiaramente a parlare di idee, ma se non è così me lo dite, penso anche che in fondo a ciascuno di voi ci sia anche la, il progetto, l'ambizione, la mission, anche visto che tu parli inglese, io ti... la mission di farsi latori delle idee e poi magari anche facitori delle idee. Quindi voi siete seduti qui in quanto candidati alle primarie? Uno per uno, rispondete. Inizia. Io no, non sono il candidato primario di Israele, essendo ancora espresso un candidato alle primarie, ho accettato e ringrazio l'invito a partecipare perché si parla di idee, non abbiamo abbastanza chiare, e quello che indicheremo come candidato alle primarie porterà avanti le idee che avrò modo magari di esprimere qui nelle prossime domande. Noi stiamo esplorando delle figure che possano essere esterne, diciamo, al nostro partito, perché Stella ha sempre avuto come scopo quello di riuscire ad aggregare tutte quei gruppi di persone, quelle individualità che sono legate al mondo del sociale, del lavoro, della sinistra, dell'ambientalismo, e quindi vogliamo dare a una persona che appartiene a questi mondi non semplicemente un ruolo marginale, ma quello di rappresentare Stella in questa contesa delle primarie. Però per quanto riguarda le idee ce le abbiamo e sono felice di dirle. Vorrei una domanda di riserva. Non c'è. E allora sono molto schietto e sincero. Intanto dico che per realizzare le idee io penso che ci sia bisogno di una squadra, non di una persona. E per sicuro io realizzerò parte delle idee che verranno fuori dalla discussione di questa sera, che prenderemo anche dalle persone che ci sono qui, perché spero di far parte della squadra in consiglio comunale. Poi per quanto riguarda il ruolo di cui si fa riferimento, che è quello del sindaco che si sceglierà con le primarie, io penso che le primarie sono un sistema molto buono, valido, perché ci permettono di colmare un gap non indifferente, che è quello di discutere delle nostre idee, del nostro futuro. Noi siamo stati un'opposizione molto capace, diciamo, di fare il ruolo dell'opposizione. Purtroppo anche per i giornali e le televisioni molte delle nostre idee non sono state veicolate. Possiamo sfruttare questo mese per parlare delle idee della città, e noi ci saremo, no? Dalla colpa, insomma, poi me la prendo anche un po' di colpa. Ci saremo con la discussione per la città, sulle idee della città, su quello che vogliamo per la città, ascolteremo. Sì, ma io ho fatto un'altra domanda. Io ho risposto, mi sembra di aver risposto. Non hai risposto. Sto valutando, sto riflettendo seriamente su questa cosa, ho, diciamo, un problema di tipo fa parte della mia sfera individuale che penso di risolvere nei prossimi giorni, in cui darò la risposta definitiva. Ringrazio per l'invito Giacomo Tuzzi, sono qui non come candidato, ma sono qui come parte attiva di un processo nuovo, mi auguro che possa far sorridere le Pescara, e non solo Pescara, da Pescara anche l'Abruzzo. Dico questo perché il mio impegno è noto, tutti voi che siete qui mi conoscete, sapete da quanti anni sono impegnato per questa città e continuerò a farlo attraverso le idee, che poi su questo argomento vorrei anche focalizzare un po' l'attenzione di tutti, perché non bastano soltanto le idee, hai detto prima bene tu, c'è bisogno di un tempo per realizzarle, è un tempo, non c'è più tempo, quindi c'è bisogno di dare risposte concrete e immediate. Io giorni fa guardavo il mio vecchio programma elettorale del 2003, le idee sono così attuali, ma soltanto un timido accenno nel periodo 2003-2008 con la giunta d'Alfonso, siamo riusciti a fare qualcosa, il resto nulla, ma nulla di tutto questo poi è stato fatto. Quindi il tempo è un argomento molto molto importante, al di là delle idee, perché le idee sappiamo quali sono le cose di cui Pescara necessità e non dobbiamo girarci intorno, dobbiamo andare dritti fino in fondo. Dico questo perché ho lavorato molto, ho creduto sempre nella mia città, continuo a crederci, continuo a lavorare per la mia città,
e non solo, con la carica di consigliere provinciale in questi ultimi anni sto lavorando per un territorio più ampio, allargato, cioè il territorio della provincia di Pescara, guardando alle elezioni regionali che, devo dire con altrettanta chiarezza, mi auguro, ma me lo auguro per davvero, che il candidato che ci possa rappresentare sia Luciano D'Alfonso, perché a quest'uomo ho dato la mia piena disponibilità. Dico questo, lo dico anche non vivendo nel partito politicamente nel Partito Democratico, per molti forse queste mie affermazioni sono fuori luogo, per altri nel Partito Democratico sono più che mai vere. Io la mia scelta l'ho fatta, la mia disponibilità per la candidatura al Consiglio regionale l'ho data a Luciano D'Alfonso e alla coalizione di centro-sinistra. Se così non fosse, è chiaro, rispondo e arrivo alla sua domanda, ma è necessario per me. Io non sono un iscritto del Partito Democratico, condivido e capisco che questa è la parte nuova su cui lavorare, perché dall'altra parte c'è il vuoto, però ecco, se così non fosse, va aperto un ragionamento molto serio sulla città di Pescara. E qui allora dovrei darti una risposta più precisa, ce dobbiamo individuare e dobbiamo dare l'identikit al candidato, perché a questo punto, se ognuno di noi è responsabile, è pronto anche a fare un passo indietro, e credo che tutti quelli che sono seduti qui sono disposti a far questo, ma ci vuole l'identikit al candidato, candidato che corrisponda a quei valori, a quel ruolo che è tipico, voglio dire, di un sindaco di una città come quella di Pescara. Se questo avverrà, per carità, io l'ho detto, ho lavorato, continuo a lavorare per la città e darò il mio contributo anche da non candidato. La mia risposta è sintetica, non ancora. Un attimo, su Ricci chiedo un supplemento di prima domanda. Io ho letto sui giornali che i colleghi hanno scritto che il PD sta aspettando la tua sua candidatura. Adesso io non ho capito, perché sono ovviamente un po'... Allora, non sei iscritto al PD adesso, credo, no? Sono, per me che ho i capelli bianchi e per molti di noi qui dentro non... sicuramente non sei un volto nuovo, però c'è tutta una parte di città che va a votare, andrà a votare sicuramente, non solo le primarie ma anche le secondarie, come le ha chiamate lui, che probabilmente non ti conosce, io non vorrei usare il termine sintonia perché mi fa paura, però diciamo che con la quale devi... No, perché sintonia sei giorni a nera, con la quale città devi entrare in sintonia, quindi ti dovresti presentare ad una parte di città più di quanto verosimilmente potrebbero o dovrebbero fare altri candidati. Quindi è vero, risponde al vero, che il PD sta aspettando la tua candidatura, hanno sbagliato i colleghi? E poi ancora, se mai ti presentassi alla città, chiedo scusa veramente per il supplemento, però è chiaro che ci sono delle notizie che circolano e la gente legge il giornale, pochi però le legge, e cosa rappresenti, cosa vieni a rappresentare per la città, cosa vieni a dare alla città dopo che insomma sei, diremmo, assente dalla politica da tempo? Alla prima domanda la risposta è semplicissima, bisognerebbe chiederlo al PD. Alla seconda, diciamo, posso cominciare? Sì. Sulla seconda domanda, diciamo, credo che poi sia il senso di questa discussione. Io in ogni caso, qualunque sia la scelta che farò, perché è una cosa alla quale sto riflettendo, io ho lasciato la politica 20 anni fa, l'ho lasciata perché ho cominciato a vedere cose che non mi piacevano, una comunità che si andava degradando e che non sentivo più mia. Mi sono impegnato molto nel lavoro, credo che si possa essere bravi cittadini facendo bene quello che ci tocca di fare, nei luoghi di lavoro,
nelle scuole, nell'attività di volontariato, di solidarietà di qualunque tipo, della capacità di inventare, di innovare, di mettersi in gioco. E in questo modo ognuno dà qualcosa di importante anche agli altri. C'è un bel teorema che il teorema del lampione, che nasce da una barzelletta ma che ha una grande verità. La barzelletta è il tizio che sotto la luce di un lampione è indaffarato a cercare qualcosa. Si avvicina a un'altra persona e gli dice: ma cosa stai cercando? Sto cercando le chiavi, ti do una mano a cercarle. Cercano un po', lo spazio non era grandissimo, ma queste chiavi non si trovano. Il tizio gli dice: ma dove le hai perse queste chiavi? Le hai perse qui? No, io le chiavi non le ho perse qui. Ma perché le cerchi qui sotto? Perché qui c'è la luce. Allora noi dobbiamo sapere che i lampioni li possiamo accendere noi dove vogliamo, ma la grande qualità sta nell'accenderli dove abbiamo perso le chiavi. La politica ha perso le sue chiavi nella capacità di dare una visione, una speranza e una risposta ai problemi della gente. Io penso che oggi si possa cominciare a discutere della visione, a vedere se la nostra visione può ridare una speranza e se dentro questa visione si può cominciare un cammino che risolve anche tanti problemi minuti, piccoli, che però poi per le persone diventano problemi importanti, che sono quelli che poi cambiano la qualità della vita di ognuno di noi. Io questa parte, qualunque sia la scelta che farò, perché poi il PD farà il centrosinistra, farà delle primarie, stabilirà delle regole, si vedrà quali sono le condizioni, io ho una mia riflessione personale da fare, che insomma non credo che interessi a chi oggi invece è venuto ad ascoltare quello che il centro-sinistra è una parte della città che non ci sta al degrado che ogni giorno aumenta, può dare per ridare un po' una speranza a tutti. E penso che sia poi quello di cui dovremo discutere. Sì, questo, di questo discuteremo, ma io devo anche capire con chi sto discutendo, evidentemente, perché se cambia come dire, il ruolo, cambia la domanda, evidentemente. Detto questo, di Pietrantonio, dunque, in città ci sono manifesti formato 1000.000 per 1000.000. Ah, è vero? Perché? Grazie. Ma io mi alzo, se posso, perché non vedo tutti, questa platea bellissima che ringrazio e che oggi ci ha voluto onorare di raggiungere questa nostra sede, questo nostro circolo, come diceva prima Giacomo, che è il segretario, animato da lui, da me, da Marilla Stock e da altri da tanti anni, e quindi ci fa davvero piacere anche l'inizio un po' di questa campagna elettorale, perché poi di questo si tratta, anche l'inizio di questo combattimento delle idee, queste primarie delle idee. La domanda di Daniela, le sue domande sono sempre molto efficaci. Io credo che innanzitutto Pescara voglio fare una piccolissima premessa, poi rispondo velocemente. Ok. Io credo che Pescara abbia bisogno fondamentalmente di qualcuno che se ne occupi, perché noi abbiamo avuto gli ultimi 4 anni e mezzo, adesso andiamo per 5, dove non c'è stato nessuno che si è occupato di questa città, e i risultati si vedono perché sono sotto gli occhi di tutti. Credo altresì che ci sia bisogno davvero di idee, per questo che siamo qui. Ci vuole anche esperienza, ci vuole passione e soprattutto, guardate, ci vuole coraggio. Coraggio nell'assumersi le proprie responsabilità, quello che è davvero mancato fino ad oggi in questa città negli ultimi 5 anni. Detto questo, ci sono stati, mi dicevi, dei manifesti in giro. Ho sollevato dei temi importantissimi per la nostra città attraverso dei manifesti. E dico pure perché. Perché notavo un certo rilassamento proprio. Non si vedeva a distanza di pochissimo tempo, ormai sono un mese e mezzo ancora dalle primarie, nessuna attività, rintracciabile. Quindi ho detto: mettiamo un po' in movimento questa iniziativa. E credo che ho fatto bene, perché poi ho visto che ci sono state diverse reazioni e anche persone che giustamente si stanno approssimando probabilmente a una candidatura, ed è giusto che sia così. Io mi sono alzato anche perché ho lasciato il posto un po' più agli ospiti, come è giusto che sia.
E quindi credo che tutto questo vada nella direzione di che cosa? Di mettere a disposizione, l'ho detto più volte, non ho nessun problema a ribadirlo, di mettere a disposizione tutto quello che ho fatto negli ultimi... Vedi, Antonello Ricci prima diceva che ha lasciato la politica 20 anni fa. Caro Antonello, quando tu l'hai lasciato, dopo qualche anno io ho iniziato, circa 14 anni fa, entrando in consiglio comunale per la prima volta. E quindi ecco, la cosa che ho detto più volte, che voglio mettere a disposizione all'interno di una squadra sicuramente, la mia esperienza, la mia passione e il mio coraggio per l'obiettivo principale, qual è? Quello che già i colleghi prima hanno iniziato a dire, che io continuerò a dire e che poi sicuramente approfondiremo. Pescara ha bisogno di ripartire. Pescara ha bisogno di ripartire. C'è una situazione, una crisi economica sicuramente nazionale, internazionale, tutto quello che volete, ma questa città ha un aggravante, che c'è stata una classe politica del comune di Pescara e tutta la filiera, provincia e regione, che l'ha messo letteralmente in ginocchio. Abbiamo bisogno di partire, abbiamo bisogno di metterci insieme tutti, con le idee, con la voglia di fare, ricreare quel grande entusiasmo. Adesso vedo Luciano lì, quel grande entusiasmo che abbiamo avuto nel 2003. Che cosa è accaduto nel 2003? Che siamo riusciti a creare un entusiasmo dove tutti i cittadini si sentivano convocati a partecipare a una straordinaria rinascita. Ebbene, dobbiamo andare avanti rispetto al centro. Un saluto a Tedeschini, il direttore del centro, che siccome è qui vicino ci ha onorato evidentemente della sua presenza, lo dicevo prima, nel nostro circolo. E allora dicevo, tra l'altro animato da D'Ambrosio, dall'inizio, e quindi dicevo che cosa? Dicevo che c'è bisogno di ricreare quel grande entusiasmo che avevamo nel 2003. Oggi la situazione è completamente cambiata, sono passati 10 anni, ma come se fossero passati 100 anni. Tanto da Dio. Va bene. Quindi sono a disposizione per rispondere alla domanda di Daniela, sono a disposizione sicuramente per una candidatura che poi adesso valuteremo nei tempi e nei modi alle primarie, questo straordinario strumento per decidere chi dovrà essere il candidato sindaco del centro-sinistra. Grazie. Ok, va bene. Allora, come ha detto Giacomo prima, purtroppo Pescara è strapiena di priorità, veramente strapiena di priorità, dall'urbanistica alle strade, ai servizi, alla cultura, alla modernizzazione in chiave europea della città e anche al pensare ad una città che possa guardare anche agli ultimi o comunque a chi ai disagiati. Però una priorità bisognerà pur darla. Vero? No. Gianni, qual è secondo te, mi scuso per l'ossimoro in qualche maniera, o comunque sia la locuzione non esatta, la prima priorità che un sindaco di centrosinistra, quindi portatore di idee, di storie, di visione di centrosinistra, deve fattualmente dare a Pescara? Sì, anzitutto penso che ci siano più priorità, però capisco, mi rendo conto, c'è bisogno della priorità. La priorità è il rilancio dell'aeroporto. Perché questo? Perché l'aeroporto significa l'aeroporto e il cuore. Perché questo significa rilancio del turismo, significa nuove risorse, significa incrementare le attività commerciali sul territorio e non chiuderle come invece questa attuale amministrazione vuole fare, chiudendo delle arterie principali. E chiaramente per fare questo c'è necessità però di avere anche dalla nostra parte, perché poi Pescara non è fine a se stessa, Pescara è nel circuito abruzzese. Noi dobbiamo, ad esempio, per potenziare l'aeroporto, tenere dalla nostra parte la Regione Abruzzo, che sia dello stesso colore della nuova amministrazione che governa la Pescara.
perché quando il nuovo sindaco di Pescara, se dovesse trattare argomenti delicati... Alfonso, trattare... silenzio. Dicevo, appunto, se un sindaco eletto nel centro-sinistra dovesse dialogare con un presidente di giunta eletto nel centro-destra del futuro dell'aeroporto d'Abruzzo e di Pescara, io credo che inizia questo ad essere un pochino difficile, un pochino complesso. Allora, se noi dobbiamo parlare, sì, dobbiamo parlare dei problemi, ma i problemi camminano sulle gambe degli uomini, perché rappresentano le idee degli uomini, che affrontano i diversi problemi e risolvono di fatto il problema stesso. Quindi l'aeroporto è il primo punto fondamentale. Il porto non è da meno. Io credo che quando 30 anni fa quella classe dirigente che governava Pescara si è interrogato qual era lo sviluppo e il futuro di Pescara, credo che abbiano tenuto conto e per davvero del porto, in quanto accanto al porto hanno creato un gioiello come il porto turistico che è tra i più belli d'Italia. Però chi poi è venuto dopo non ha pensato a creare, ad esempio, nelle adiacenze del porto turistico un braccio che possa dare la possibilità alle navi crociere, per capirci, la costa, le grandi navi crociere, la possibilità di attraccare e di far visitare la città di Pescara. Immaginate una nave crociera mediamente di 3.000 persone. Il 30% di costoro decidono se si dà la possibilità di attraccare, di scendere dalla nave e di visitare la propria città. Questo accade ad Ancona, non è che accade chissà dove, ad Ancona, la vicina Ancona che sempre riesce a scipparci le cose. Però quando scendono ad Ancona per visitare Ancona, non me ne vogliono gli anconetani, ma chi scende resta deluso di quella città. Dice, ma adesso cosa dobbiamo fare? Cosa c'è da fare? Poi abbiamo invece una città meravigliosa, accogliente, bella, che avrebbe con questi aspetti. Pescara è bella, puoi dire quello che vuoi, guarda. Era, sarà. Guarda, no, non è ancora, qui ci sono delle foto, c'è uno spaccato meraviglioso. Cioè noi dobbiamo valorizzare le cose belle che noi abbiamo. Quindi dobbiamo valorizzare la costa e il suo mare. Dobbiamo valorizzare, noi siamo. Allora, tempo. Sì, e concludo, noi siamo la città che nessuno forse sa o che pochi sanno, la città europea, la prima città europea che ha nel cuore della città un parco di quelle dimensioni. Scusate, è stato mai valorizzato il parco, la riserva d'Annunziana? E allora vedete, c'è tanto da fare, ma noi possiamo davvero con l'incremento dell'aeroporto e del porto portare qui un turismo di eccellenza. Ma ci sarebbe tanto di trattare gli argomenti tanto complessi. Ma non possiamo fare diversamente. Sono più televisivi. Gli La tua domanda è molto importante e un po' difficile rispondere nel caso di Pescara perché spesso le priorità sono connesse. Però io lei su questo, io credo che Pescara negli ultimi 5 anni è scesa di 32 posti in quella classifica del Sole 24 Ore legata alla qualità della vita. Pescara è quindi diventata in 5 anni una città peggiore, dove si vive peggio rispetto a 5 anni fa. Così lo attestano una serie di elementi, di parametri. Ma cos'è la qualità della vita? È composta non da, diciamo, idee, sostanze gassose, ma da una serie di caratteristiche importanti, fondamentali, che in tutte queste sono a Pescara precipitate negli ultimi 5 anni. La sicurezza è finita all'ultimo posto in questa classifica, così come anche gli aspetti ambientali della cultura e del tempo libero. Così come anche gli aspetti della vivibilità di una città. Io penso che la prima cosa sia quella di far ritornare a Pescara quella qualità della vita che permetta di vivere bene qui. E sicuramente penso che il tema del lavoro è un tema che può essere utile
perché il lavoro crea anche benessere e quindi crea anche un antidoto a tutto quello che porta e danneggia la sicurezza in questa città. E penso che l'unico modo per creare lavoro in questa città sia quello di rivolgerci a un settore un po' troppo, diciamo, abbandonato negli ultimi anni e su cui poco si è creduto, cioè quello del turismo. Perché è vero, come è vero, che l'aspetto, diciamo, del commercio a Pescara è stato fortemente penalizzato in questi ultimi anni ed è sotto gli occhi di tutti, che basta camminare per le vie centrali e vedere le serrate dei negozi, attività anche storiche importanti della città, e quel settore va sostenuto e va aiutato. Ma al contempo sarebbe utile e importante trovare e potenziare quell'unico settore nel quale, secondo me, può crearsi occupazione vera in questa città, che è quello del turismo. Io sul turismo distingo in software e hardware, nel senso, Pescara ha la fortuna di avere delle cose, ovviamente le fortune, cioè il mare e due passi da montagna e inoltre numerosi luoghi bellissimi vicino intorno, luoghi che ci inviterebbe qualunque altra zona d'Italia, ma che noi non sappiamo amare abbastanza né comunicare abbastanza e sulla quale non lavoriamo abbastanza. L'amico Teodoro giustamente cita l'aeroporto, che è un grave vulnus di questa città, un aeroporto indebolito, inoltre un aeroporto in cui in nessun modo si può capire cosa ti offre questa grande e bella città che è Pescara. Di conseguenza, puntare su questo settore, su questo aspetto del turismo, creando delle interfacce con luoghi lontani da Pescara, in Italia o all'estero, creare delle professionalità che si occupino di questo e creare in qualche modo una appeal a questa città che faccia poi divenire una città vissuta anche da altre persone con un beneficio per tutti. Faccio un esempio stupido: il vicino borgo di Castelbasso, un paesino sicuramente che ha meno potenzialità, ovviamente, la nostra città, si è inventato, ha ideato un festival investendo moltissimo che richiama gente per tutto il mese di agosto da ogni parte d'Italia e anche oltre, e quindi anche la minima attività come quella del tabacchino o del giornaio beneficia di questo flusso aumentato di persone. E questo è un bene anche perché noi abbiamo l'università a Pescara e anche l'università può formare nuove professionalità in questo campo. Grazie. A te, Ricci. Io ne vedo due di priorità. La prima, rafforzare il senso di comunità. La seconda, creare ricchezza e creare lavoro. Io faccio due esempi per cercare di, in pochissimo tempo, provare a far intendere quello che penso. Creare il senso di comunità significa rafforzare forse il capitale più importante che noi abbiamo, che è il capitale civico, che è quel senso di riconoscersi l'uno con l'altro, che è quel senso di fiducia reciproca. Nella teoria dei giochi, che si usa molto in economia, c'è quello che si chiama il dilemma del prigioniero. Sono due tizi che vengono accusati di aver commesso un delitto, vengono fatti prigionieri in due stanze separate e ad ognuno dei due viene data una possibilità con una conseguenza. Se entrambi confessano il delitto prendono 5 anni a testa, se uno confessa e l'altro no, quello che confessa va libero e l'altro si prende 10 anni, se nessuno dei due confessa tornano liberi tutti e due. È evidentissimo che la chance più conveniente è quella di non confessare, però c'è una controindicazione: il fatto che se si decide di non confessare vuol dire che bisogna avere fiducia nell'altro, e nella stragrande maggioranza dei casi la risposta alla teoria dei giochi è che entrambi confessano. Allora ricostruire, rafforzare il senso di comunità. Una città è bella perché ci si incontra più volte nel corso della vita, della giornata, della settimana o del mese, significa ricostruire un capitale di fiducia. Faccio un altro esempio, e significa anche riappropriarsi degli spazi al pieno. Io forse ho attraversato tutta la mia vita ascoltando un argomento sulla carenza di spazi e di occasione di socializzazione. Però pensate che noi abbiamo una diffusione enorme di scuole sul territorio, ogni quartiere ce n'è più di una, che sono strutture che sono utilizzate per 8 mesi l'anno e per 4 ore la giornata.
pensate quando cambierebbe nella vita delle famiglie, di chi ha bambini piccoli, di chi ha ragazzi, di chi ha la necessità di stare tranquillo dovendo andare a lavorare o a fare qualunque altra cosa sapendo che i propri figli siano nelle mani giuste, se noi pensassimo di aprire le scuole per tutto l'anno e per tutta la giornata. In fondo è una cosa banalissima, piccolissima, alla quale veramente basterebbe poco per dare una soluzione. Gli americani per esempio lo fanno nei quartieri con la banca del tempo, ogni famiglia acquisisce un debito di tempo nei confronti degli altri che restituisce un po' alla volta e in questo modo si crea una comunità. Io credo che la differenza tra alcune regioni, penso all'Emilia Romagna e anche a quello che sono stati in grado di fare nella ricostruzione dopo il terremoto e la nostra, sia proprio in questo, che lì si è lavorato molto per costruire un grande capitale civico, che significa un grande senso di fiducia negli altri e nelle istituzioni. Io vorrei dire qualcosa di più su come si crea ricchezza e lavoro, ma immagino che la seconda domanda mi consentirà di farlo. Forse. Voglio solo dirti una cosa, sul terremoto a questa regione è mancata una cosa fondamentale che ha avuto l'Emilia Romagna. Vasco Errani si è messo alla testa di tutti quanti, tutta la regione, e la sua opposizione è andata con lui perché naturalmente era la comunità, come dicevi tu, era l'interesse collettivo. Il terremoto dell'Aquila, che tra l'altro ha abbattuto la sesta città d'arte d'Italia, non ha avuto un chi guidasse l'intera regione, intesa come comunità e intesa come entità politica, alla ricostruzione dell'Aquila. E da lì discende tutto quello che poi, bene o male, sappiamo, che è uno dei tanti scandali di questa regione. Ma casomai ne parleremo in un'altra sera. Torniamo a Bomba di Pietrantonio. Priorità. Sì, ma adesso sulle priorità sono già state dette alcune cose, individuati alcuni punti evidentemente fondamentali di questa città. Il porto di Pescara, la ferrovia, la stazione e l'aeroporto sono evidentemente i punti fondamentali da cui è nata questa città sicuramente e su cui si è sviluppata questa città, e sono tutti e tre queste importantissime infrastrutture che hanno determinato e che determinano forse l'aspetto più importante di questa città, che è quella della città snodo, della città degli incontri, della città delle persone che arrivano e che vanno e che è la vera ricchezza di questa città, sono profondamente in crisi. Sapete tutti che per la prima volta, e questa è la cartolina evidentemente di questa amministrazione comunale in negativo, è stato chiuso un porto. Il porto credo a livello internazionale non è mai accaduta una cosa del genere, per la cosa più semplice e ridicola del mondo, cioè per un mancato dragaggio, una cosa molto semplice, ne abbiamo discusso tante volte, adesso si stanno spendendo decine di milioni di euro su un lavoro che come costerà sicuramente ne vale molto molto di meno, ma questa è per la superficialità, incapacità, inadeguatezza, io direi ancora di più perché ho avuto prova direttamente insieme ai miei colleghi, quasi il menefrechismo da parte di chi doveva e aveva il dovere di occuparsi di questa importantissima nostra infrastruttura, mettendo, guardate, in ginocchio una parte fondamentale dell'economia della nostra città. Questa è la verità. E allora, di conseguenza poi l'aeroporto che sta declinando, la stazione che è stata declassata, e quindi sono tutti meccanismi che portano all'impoverimento della nostra città. Noi dobbiamo farla davvero ripartire questa città con la riapertura del porto, guardando soprattutto a quella che è il nostro affaccio naturale, l'altra parte dell'Adriatico. Quando noi abbiamo governato questa città, noi avevamo messo ben due navi che andavano su e giù. Siamo arrivati ad avere 50.000 passeggeri. Immaginate, ogni passeggero prendeva un caffè solo a Pescara. Si era messa in moto un'economia, ma tante altre cose evidentemente. Che cosa ha prodotto questa amministrazione? La distruzione totale di tutto. Se andate al porto di Pescara c'è una situazione davvero di tristezza incredibile. La stazione marittima tristemente abbandonata. E allora noi dobbiamo riprendere evidentemente tutto questo, perché questo significa rilanciare l'economia di questa nostra città. L'altro settore fondamentale come priorità è rilanciare un altro degli assi fondamentali della nostra economia, e cioè l'edilizia.
Guardate, io la voglio dire tutta anche su questo aspetto dell'edilizia. Prima lo si diceva, un piano regolatore del 75, una legge regionale sull'urbanistica dell'80 che non permette di individuare e trovare quegli strumenti nuovi capaci di dare delle risposte ai tempi che sono cambiati evidentemente. E allora noi abbiamo fatto tante battaglie, questa cosa è l'occasione anche per spiegarlo, noi abbiamo fatto tante battaglie in Consiglio Comunale. Non deve accadere più che le iniziative portate in Consiglio Comunale anche sull'edilizia restino in Consiglio Comunale mesi e mesi e mesi di dibattito sterile, lungaggini incredibili, inaccettabili. E lo sapete perché è accaduto tutto questo? Non già, per l'opposizione strumentale, come hanno provato a dire, ma semplicemente perché le iniziative che portavano il Consiglio Comunale erano sbagliate, perché le iniziative anche sull'edilizia, sulla rigenerizzazione, sull'abbattimento e la ricostruzione dovevano essere guidate, e noi ci abbiamo provato, nel modo adeguato, nel rispetto della città, nel rispetto soprattutto della qualità della vita, che è la risorsa più grande di questa città. Grazie. Oh, io devo consentire a tutti lo stesso tempo, se no non va bene. Dai. No, quanto mai, figurati. Questa è l'alta scuola questa. Grazie. Allora, abbiamo parlato molto di visione della città. Mi sembra che si ripercorra un po' il dibattito sui giornali che c'è stato nel 2011 dopo la morte di un grande visionario che era Steve Jobs. Beh, di lui si parlava tanto di visionary. Se traduciamo questo testo, questa parola, nel lessico proprio italiano, parliamo di visionario. Visionario è un'accezione negativa, è qualcuno di qualcosa di inconcludente che non porta a nulla. Non abbiamo bisogno di persone inconcludenti, non lo era Steve Jobs, non lo dobbiamo essere noi, non lo dovrà essere chi governerà questa città né la sua squadra di governo. Abbiamo bisogno di pensare a qualcosa che sta oltre, ma che nello stesso tempo sia realizzabile. Mi chiedevi quali sono le priorità di Pescara. Io penso è la prima? La priorità di Pescara è il pubblico, è legata molto tra queste due cose. Sono i trasporti e l'ambiente. Noi non possiamo parlare, a proposito di visionari, ancora di città centrale, diciamo, sull'Adriatico, tra Venezia e Bari, come parlava di noi Bonomi, se non riusciamo a farli partire e a farli passare i treni la notte a Pescara, dove si è chiusa una stazione. Non possiamo fare, come dice Mascia, di Pescara il terzo aeroporto di Roma se i treni che collegano Pescara a Roma hanno gli stessi tempi degli anni 70. Non possiamo parlare di città dell'est se non siamo capaci di governare il nostro porto canale con un dragaggio che deve essere un'ordinaria manutenzione del nostro fiume e deve essere continuativo. Finché ci sono queste incapacità, noi dobbiamo pensare ai problemi veramente realizzabili di Pescara, quelle che sono le vere priorità. Io penso per esempio ai trasporti. Qualche anno fa facevamo una bella iniziativa in cui citavamo una ricerca dell'Istituto Tagliacarne a proposito della provincia di Pescara. Nel meridione d'Italia Pescara, la provincia, era seconda solo a Napoli per la sua infrastrutturazione. Quanto tempo è passato da allora? Pochi anni, eppure siamo molto molto indietro. Discutevamo di infrastrutture dell'ultimo miglio, adesso ci chiude l'aeroporto, non abbiamo più il porto, i treni non passano più a Pescara e la velocità è molto lenta. Non abbiamo una classe dirigente che partecipa ai tavoli romani, non li ha fatti a quelli di Bruxelles. Nel 94, nel 2005, quando si parlava di TNT, le reti transeuropee, che adesso portano i corridoi ad arrivare ad Ancona e portano 236 miliardi di euro a cui Pescara non attingerà neanche per un centesimo. Queste sono cose importanti per Pescara. Noi saremo chiamati di qui a breve a parlare della nostra grandezza, della grandezza dell'area metropolitana di Pescara, con un referendum. Beh, io penso che prima della grandezza noi ci dobbiamo interessare della città dei flussi, dobbiamo essere una città prossima, e prossima intendo una città che sia facilmente avvicinabile. Se riusciremo a cogliere questa sfida,
con la mutevolezza del carattere dei pescaresi. Il pescaresismo secondo me è una cosa che va riscoperta da quella che diceva Luigi Lopez, perché Pescara si fonde intorno alla sua stazione con l'arrivo dei ferrovieri da molte parti d'Italia, e quei ferrovieri poi diedero la vita ai medici, agli assessori, ai sindaci di Pescara, i più importanti avvocati della nostra città. La mutevolezza è quindi il ricorso delle tre T. Finito. Io vorrei ripartire da qui, dal pescaresismo, perché tutto quello che avete detto, anche il ricorso a una riscoperta del senso di comunità, che è molto 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 importante, che non è sinonimo di campanile, anche il pescaresismo non è sinonimo di campanile, è sinonimo di identità sostanzialmente, non altro. Però il pescaresismo, come vorreste, potreste, cioè, porgerlo alla città? I pescaresi vanno a votare, in realtà vanno a votare i residenti a Pescara, tra i quali ci sono pescaresi e non, io sono una non ad esempio. Quindi voi dovreste, intorno a questo tema che comunque è centrale, chiunque sia il candidato, tutti quelli che si presenteranno alle primarie a Pescara naturalmente dovranno porgerlo questo tema. Anche qui, porgere questo tema significa fare molti ragionamenti, però partire da un fulcro. Ricci, per te qual è il fulcro del pescaresismo, non diciamo della pescaresità, il fulcro non, che non si richiami soltanto io sono nato qui e D'Annunzio e Flaiano e questo e quell'altro, cioè Pescara per Pescara, i pescaresi per Pescara devono andare a votare non solo alle primarie ma alle secondarie, perché Pescara sia cosa, partendo da cosa? Non ho capito la domanda. Te la rifaccio se vuoi. No, dico quello che penso. Io penso che dobbiamo, che il centro-sinistra dovrà, si chiama anche gli altri. Due minuti mi dice qua il, io penso, il capo. Io penso che il centro-sinistra dovrà convincere i cittadini di Pescara, che poi sono chinato a Pescara, certo, che vedo da fuori, sono tantissimi quelli che ci sono passati una volta, magari si sono fermati a giocare a calcio nella squadra, nella società di Pescara, sono venuti a lavorare, sono rimasti. Io credo che noi dovremmo convincerli sul piano del progetto e delle idee. Prima ho provato a dire che cosa è per me il senso di comunità e come si possa tradurre in aspetti concreti che aiutino a cambiare in meglio la vita di ognuno di noi. Ma secondo me l'aspetto più importante è quello di dare alla città una prospettiva di crescita e di sviluppo, che significa provare a creare ricchezza e che significa provare a creare posti di lavoro e dare soprattutto una speranza ai giovani che qui nascono e che magari sono costretti ad andare via. Io sono assolutamente convinto e d'accordo sul fatto che le infrastrutture cosiddette materiali, porto, aeroporto, interporto, siano un aspetto importante per rendere un territorio attrattivo, ma penso che non sia più né l'unico né quello sufficiente. Pensate ad una cosa, per esempio, pensate come nell'età di internet, quando cioè l'ubicazione di un'azienda dovrebbe essere un fatto assolutamente irrilevante, si creano invece agglomerati di aziende high tech, le quali scelgono tutte di andare allo stesso posto. Nella Silicon Valley o a Cupertino sono concentrate la stragrande maggioranza delle aziende high tech, eppure lavorano con un computer, e per loro dovrebbe essere assolutamente indifferente stare a Pechino, a Bombay, a Nuova Delhi o a Cupertino, eppure vanno lì. Perché vanno lì? Cioè, com'è che si può creare ricchezza? Ricchezza si crea se si investe sulla formazione, sul capitale umano e sull'innovazione, perché è questo che oggi fa la differenza. Vanno a Cupertino le aziende che hanno bisogno di ingegneri di altissima formazione,
perché sanno che il giorno in cui ne perderanno 10, sullo stesso posto ne potranno trovare 50 che hanno le stesse qualità e le stesse caratteristiche. E questo crea un dinamismo attraverso il quale la ricchezza aumenta non soltanto per quegli ingegneri che vengono ingaggiati e che quindi hanno stipendi importanti, ma per tutti quelli che poi svolgono servizi qualificati, professioni o magari servizi di tipo ordinario e di qualunque tipo. Allora, quello su cui noi dobbiamo ragionare è anche come creiamo le condizioni di innovazione che possano rendere quest'area come un'area attrattiva in grado di fare uno sviluppo moderno che possa creare anche grandi occasioni di lavoro e di speranza per i giovani. Teodoro? Io penso che i pescaristi sono coloro che erano invece favorevoli quando ci fu quel timido accenno da parte di Luciano, quando decideva da solo di lasciare la città di Pescara da sindaco per andare candidato alle regionali. I veri pescatori sono quelli che erano d'accordo con lui. Perché? Vedete, c'è un esempio della sua azione amministrativa e mi spiego perché altrimenti potrei essere non capito. Quando ci fu l'inaugurazione dell'Aulum, che lui invitò il sindaco di Barcellona, Pascal Maragall, lui disse una cosa importante, parlò della sua esperienza e della sua Barcellona. Barcellona, la città nella città, la città policente. Barcellona che è stata abbattuta per metà e ricostruita. Vedete, quando lì ci parla di ricchezza, di impresa, lo si fa attraverso sempre le idee, le gambe degli uomini e soprattutto quegli uomini coraggiosi che spesso nella politica manca. Noi l'avevamo, ce l'abbiamo ancora per fortuna, è qua. Si chiama, e non lo devo fare io quello che dovevo dire a Luciano Alfonso l'ho detto in tutte le salse e in mille modi, però gli riconosco il coraggio e la forza. Quindi sottolineo che Pescara ha un ruolo fondamentale, è il cuore economico dell'Abruzzo. Se noi avessimo sin da allora azzeccato quella mossa, oggi l'Abruzzo, non solo Pescara, sarebbe 10 anni avanti e sarebbe oggi l'Abruzzo autorevole sui tavoli nazionali per merito di quest'uomo che ha la capacità anche di fare questo. Diaco, io vi faccio la domanda perché non è questo quello che avevo chiesto, che via avevo chiesto? No, ci dobbiamo mettere d'accordo, se vogliamo ciascuno dire quello che vuole, per me va benissimo. Se dobbiamo rispondere a una domanda, però rispondiamo alle domande. Per me va bene tutto, però proviamo. Io vi faccio la domanda, forse non sono stata chiara. No, no, ma forse non sono stata chiara io, sicuramente. Allora, nel concorso delle idee, il PD, nel concorso delle idee, quindi siamo ante primarie. Il PD o comunque il centro-sinistra e quindi anche la sinistra per porgere il pescaresismo ai pescaresi che dovranno andare comunque a votare, come lo fa? Qual è l'elemento identitario di una nuova Pescara, ribadisco ancora una volta, pensata da chi è portatore di valori, progetti e visioni di centro-sinistra? Ecco Daniela, per questo non ti ho risposto, perché se io sono qui, io rappresento la parte allargata. Va bene, d'accordo, ma se sei qui vuol dire che concorri a queste idee. Ho capito. Allora, non siamo qui per rappresentare ciascuno il suo, siamo qui per provare a fare una, come posso dire, un ragionamento davvero collettivo. Spero, almeno. Beh, questo è molto interessante perché io penso che la pescarsità, la vocazione più bella della pescarsità è quella, la curiosità, la velocità, l'apertura all'altro, del tempo dei modi da Coppa Cerbo, alla propensione allo spostarsi, al viaggiare, a conoscere l'altro. Pescara vive invece da molti anni, ma tutta l'area, un grande isolamento, un isolamento che non colpisce solo Pescara Abruzzo, ma tutta un po' l'area adriatica. Si parlava di corridoi del mare, queste autostrade che dovevano, i corridoi adriatici, non si è realizzato niente. Pescara, la nostra area, è sempre più chiusa, chiusa al suo interno, mentre invece la vocazione è all'aprirsi, al conoscere. Chiusa all'interno e la mancanza di velocità, di possibilità di spostarsi, non è solo mancata verso l'esterno, ma anche all'interno della città.
Quindi io penso che tutto quello che attiene alla mobilità, alla viabilità, agli spostamenti, al piacere di attraversare la città per piacere, per lavoro, per necessità, che possano essere quanto più sostenibili, veloci e comodi possibili, penso che risponda a un'esigenza di spostamento anche interno dei pescaresi. Per questo noi abbiamo avversato da subito l'idea di pedonalizzare Corso Vittorio Emanuele, ad esempio. Certamente la pedonalizzazione, così come anche l'implemento delle piste ciclopedonali di Pescara, che sono mozze, pericolose, a volte inconsistenti e sono un ostacolo più che un'alternativa, non è quello che è a capo di questo progetto, perché è completamente sconnesso e slegato da qualunque progettualità legata a un piano di mobilità che secondo me sarebbe veramente importante per ogni pescarese. E quando penso a una mobilità migliore che permetta ai cittadini di vivere in modo migliore questa città, penso appunto al moltiplicarsi, al rafforzarsi delle piste ciclabili, penso anche e soprattutto a quell'importante, sempre nel campo della salute dei cittadini, progetto che c'era, che abbiamo, all'area risulta di un grande parco. Questo non soltanto per motivi ambientali di bellezza, che sono pure centrali e fondamentali, ma anche perché dagli ultimi report delle ASL sono innalzati i casi di tumore legati a inquinamento nella nostra città. E cosa c'è di più utile allora un bel grande polmone verde a centro città? Perché spostare lo smog da una via all'altra non risolve. Un polmone verde invece può essere molto utile. Presidente. Allora, quando parlavo prima di pescaresismo, poi mi ci hai ripreso la domanda, mi riferivo a quello che dice Raffaele con la pietra su Pescara. A proposito del 1861, no, non si sente. Con il... Sì, arriviamo. Con il decreto che fece arrivare nel 1861, quindi a 150 anni, nella stessa ricorrenza dell'Unità d'Italia del 2012, la ferrovia a Pescara. Si insediò una piccola stazioncina. Una piccola stazioncina, arrivarono tantissimi ferrovieri che parlavano un castellammarese del tutto diverso dai castellammaresi, per esempio, dei Colli. Ecco, Pescara seppe formarsi intorno a quel borgo e, come dice qualcuno, Pescara è la città più americana d'Italia, perché è una città capace di cambiare radicalmente, spremersi e soprattutto di mutare nel momento di maggiore crisi e di inventarsi il futuro. Questo secondo me è il pescaresismo, l'essere aperto agli altri, che rappresenta una delle tre condizioni che lanciava per la crescita il sociologo americano Richard Florida nel 2005, quando parlava di talenti, di tecnologie e di tolleranza. Ecco, io penso che noi nel pescaresismo, nel saper interpretare quello che dicono i nostri cittadini, nell'essere aperti alle loro istanze, soprattutto alle istanze dei giovani. Voglio dire una cosa, il rapporto dell'economia del 2013 della Camera di Commercio ci dice una cosa importantissima per quest'anno. Per la prima volta le imprese commerciali di Pescara sono il 28%, il 28,40% sono le imprese dei servizi, del terziario avanzato, di quello differenziale, del popolo delle partite IVA. Noi a quelle dobbiamo guardare, ai nuovi giovani nella fase di costituzione dello start-up delle imprese. Per esempio, da sindaco, farei in modo che Pescara utilizzasse il co-working, che non è una cattiva parola, visto che oggi tutti quanti parlano in inglese, ma significa di mettere a disposizione degli spazi per gli start-up di impresa per i nostri ragazzi. Ecco, a quella gioventù sdraiata di cui parla la mia serra fare questo. Grazie. Pietro Antonio, qual è il tuo microfono? No, velocemente. Ma insomma, questa domanda sulla pescaresità, io credo che anche la natura, la composizione proprio della popolazione pescarese, che sappiamo tutti è frutto anche di tantissime persone arrivate da fuori, ha creato quel meccanismo, e io credo che sia questa un po' la pescaresità, di aderire, di sentirsi tutti, di riconoscersi tutti in quella che è la caratteristica, cioè nel dinamismo, nell'intraprendere, nel cercare a tutti i costi di fare qualche cosa per migliorare complessivamente la propria posizione, ma sicuramente anche quella della città intera, e questa è probabilmente la pescaresità. E assistere adesso alla decadenza di questa città in tanti settori davvero deve smuovere, io credo, l'orgoglio di tutti i pescaresi per riprendere, per rimettersi insieme
e per dare una risposta non solo alla parte economica, ma a un altro grandissimo aspetto a cui io tengo tantissimo in modo particolare, che è quello dell'aspetto sociale. E a questo proposito volevo dare due numeri, se possibile. Pescara attualmente ha 122.000 errotti abitanti, ne ha persi circa 3.000 da 2008. Di questi 122.000 abitanti, circa 30.000 sono anziani. Di questi 30.000 anziani, circa 12.000 vivono da soli. Sapete cosa significa questo? Che una delle più grandi emergenze sociali, l'invecchiamento della popolazione, ma la solitudine è un elemento fondamentale per tutte quelle patologie della terza età. E quindi, fatta una ricerca, abbiamo fatto e abbiamo lanciato anche un'idea che possiamo sviluppare nel futuro su una grande iniziativa che ho chiamato Gli Angeli della Solitudine, coinvolgendo in un percorso culturale di vita e di formazione i ragazzi, per una grande iniziativa di aggregazione con gli anziani. Tutto questo avrebbe e darebbe un grandissimo risparmio in termini proprio di assistenza complessiva su questa popolazione. Ecco, allora io dico che c'è bisogno di una grande iniziativa per rilanciare l'economia di questa città, ma tutto questo evidentemente, e la pescaresità lo permette, perché c'è dentro il pescarese questa grande capacità anche di solidarietà, una grande ripresa economica per poter ancora di più assistere le fasce deboli. Va bene, mi pare che sia arrivato quindi il momento delle domande dal pubblico, però io vi pregherei una cosa, non interventi, domande, ognuno si sceglie chi deve rispondere e fare domanda. C'era lei, credo, no? Sì. Prego. Allora, io mi presento, sono D'Angelo Santi. No, però microfono, per favore. Se me ne date uno. Ma se lo viene a prendere, magari, è più facile. Va bene, grazie. Le domande significa niente. Buonasera. Possiamo andare? Io mi chiamo D'Angelo Santi, sono 35 anni, che sono militante. Nella domanda, scusami, nella domanda è contenuto anche quello che volete dire, non c'è bisogno di andarsene. Non è vero, perché molte volte a tutti gli interventi, se manca qualcosa e qualcuno può dare un contributo a quello che non ha sentito, certo, lo potrebbe anche dare, ma se lei glielo vieta... No, io non vieto niente a nessuno. Io devo fare delle domande su quello che ho sentito. No. Lei fa delle domande... Allora devo fare intervento. Allora, la differenza tra intervento e domanda, lei concentra il suo intervento in una domanda. Proviamo almeno, dai. Vado? Allora, io volevo fare una domanda, io sono un commerciante, voi parlavate di ricchezza, di lavoro, mi dovete spiegare come si deve fare per andare avanti, che uno va in banca a chiedere soldi per avere un'impresa, per tenere operai, io ce ne ho 10, non si riesce a avere nemmeno una lira, manco se ti metti per terra, lo sai che ti chiedono come garanzia, non basta più nemmeno la casa, vogliono la pensione del vecchio. Voi mi spiegate come bisogna fare per rialzare l'economia abruzzese o quello che è, dove qualsiasi istituto lì si affaccia? Questa è la domanda che volevo fare. Poi volevo fare l'intervento e andavo avanti, ma voi mi chiedete. Chi vuole che ne risponda? Uno di loro, guarda, per me non fa eccezione. Chi vuole rispondere allora? Tra 100 giorni la risposta. 100 giorni uno sa morto, Luciano, cioè se gli servono, cioè voglio dire, se gli serve l'intervento economico, 100 giorni sono 100 anni. No, 3 anni ci vuole. A pensione un vecchio. Penso che un tempo erano le casse di risparmio che assorbevano a questo compito. Sappiamo tutti la cassa di risparmio di Pescara che fine ha fatto, bene che lo sappiamo, i giorni finanziari che ce lo diciamo, per giorni finanziari, legittimo, leciti, tutto quello che volete, però non sono più le casse di risparmio. Credo che invece noi dobbiamo guardare avanti e dobbiamo guardare ad una nuova banca, una banca che sia una banca di credito cooperativo, ad esempio proprio per il microcredito, per i piccolissimi artigiani, per dare, come dire, una sorta di linfa e di aiuto concreto rispetto al momento difficile che un piccolo artigiano come lei può, se bene ho capito artigiano lei, no, commerciante. Un commerciante come lei può in questo momento attraversare. Quindi noi dobbiamo avere anche questo coraggio,
la politica deve anche come dire, sollecitare le associazioni di categoria, le realtà che possono consorziarsi tra loro, e le BCC ad esempio già ci sono, Pescara non ce l'ha, ma ci sono, esistono in tante altre città, ad esempio potrei vedere... Gianni, scusami, ma ci sono altre persone, il capo ha detto un minuto. E concludo per spiegare loro. Quindi vedo di buon occhio, ad esempio, la nascita di una banca di questa natura qui, quindi la politica deve operare in questa direzione. Grazie. Siamo d'accordo. Sì, poi ci possiamo di qua. Buonasera a tutti, sono un cittadino qualsiasi, uno che ha sentito e che da quello che ha sentito interviene. Io ho sentito tante belle parole, ma mi pare che manca qualcosa. Tipo, per una città come Pescara non ho sentito la parola turismo. No, come no, è venuta, casomai è arrivato in ritardo, perché se ne è parlato tanto invece. La prima cosa e poi gli interventi che ne sono seguiti. Allora io stavo sotto probabilmente, sì. Non l'ho sentito. Sì, sì. Però il turismo è importantissimo, sì, e, non solo. A proposito dell'invecchiamento della società, dobbiamo ricordare che via La Pietra c'è una casa di riposo e 30 anni che sta bloccata. I vecchi che non hanno nulla, non si sa più che fare. Come non si sa bene se questo ospedale che abbiamo funziona. Domanda, che l'avevo detto. Queste sono domande. Sono domande che l'ospedale l'ospedale significa una risorsa per Pescara se funziona bene. Per cui adesso non mi pare che funziona bene. Ok, d'accordo. Come? Atteso questo, ci devi fare una domanda. È una città morta. Conseguentemente io non faccio domande. Auspico che la sinistra riprenda il suo potere e gestisca questa città per il ruolo che merita. Non è una domanda. Va bene. C'era qualcuno di qua, se non sbaglio. Andrea? No, è una falsa informazione. Posso? Devi, ti ringrazio. No, vabbè, anche senza microfono. È meglio. Ah, c'è la telecamera. Allora, tutto quanto è stato detto fino a questo momento, a che cosa è finalizzata? A consentire alla città di Pescara di viverla diversamente, di renderla migliore sia sotto l'aspetto economico, sia sotto l'aspetto urbano e via dicendo, e anche sotto l'aspetto sociale. È giusta la sottolineatura che faceva prima Moreno. A me mancavano tre argomenti. Uno l'ha toccato Moreno, che era quello del sociale. Il credito è stato toccato e viene la risposta. Un terzo argomento: se questa città così come la pensate deve essere vissuta dall'uomo, ma io credo che l'uomo la può vivere meglio se sta bene in salute. Domanda: sulla sanità a Pescara, Lasione o Moreno o chiunque può rispondere? Ma io sono anche un dipendente dell'ospedale, quindi c'è il conflitto di interesse. C'è il conflitto di interesse, però penso che una cosa la posso dire, e soprattutto pensando a qualche ruolo che avremo nel futuro in questa città. Io credo che l'ospedale di Pescara deve essere sicuramente potenziato dal punto di vista sicuramente della qualità dei servizi, con un'operazione sicuramente, ma l'abbiamo sempre detto, io l'ho sempre detto, non ho problemi a dirlo, rispetto a una territorializzazione di tanti servizi e poi per una specializzazione all'interno del blocco ospedaliero. Io credo che tutto questo vada spinto, vada favorito dalla classe politica che verrà, sia a livello cittadino e soprattutto regionale. Io vorrei dire un'altra cosa, vedete, noi siamo stanchi, l'abbiamo detto in tante occasioni, siamo stanchi dell'atteggiamento che il governo regionale, tutti i governi regionali,
di centrodestra e di centrosinistra, non ho problemi a dirlo, come hanno, come si sono rapportati soprattutto con la nostra città, stiamo parlando oggi della nostra città. Io non ho mai capito se c'è stato sempre un qualche elemento di pregiudizio, di invidia, non so di quale tipo, ma Pescara è sempre stata penalizzata su tutti i settori. Pensate che l'ultima ripartizione sulla sanità, e ritorno a quella che era la domanda dell'amico Giancarlo, pensate che sull'ultima ripartizione dei fondi sulla sanità la città di Pescara, l'ospedale di Pescara, prese 2 milioni mi pare, a fronte di 12, 13, 14 quello di Teramo, 11 quello dell'Aquila, 10 quello di Chieti, l'ospedale di Pescara 2 milioni. Ma potremmo fare tantissimi esempi su come la regione si è rapportata rispetto alla città di Pescara. Quindi io credo che adesso questo legame, finalmente speriamo, nel prossimo futuro, tra la regione e anche la città di Pescara, possa riportare davvero Pescara alla locomotiva economica e non solo, e anche sociale della Bruzza. No, gli devi sparare, la prossima volta, quindi è più. Io volevo sollevare il tema della legalità, sia a livello nazionale sia a livello locale è stato un tema sul quale soprattutto il centro-sinistro si è dovuto misurare negli ultimi tempi. L'amministrazione di Montesilvano, di Pescara, del Turco, l'Aquila, ultimo. C'è, come dire, un filo conduttore tra tutte queste situazioni che lega anche il centro-sinistro e il centro-destra, ma sono state soprattutto le amministrazioni di centro-sinistra che hanno scivolato su questo argomento. Più che sugli uomini, interessava sottolineare il fatto che molto probabilmente sono meccanismi che non funzionano. Quindi la città di Pescara vuole ripartire, vuole iniziare a correre, vuole iniziare a progettare, con quali strumenti di legalità vogliamo intervenire? Io banalmente mi aspetterei, sarei felice che il prossimo sindaco di centrosinistra dicesse due o tre cose prioritarie: che un concorso pubblico lo vincesse il più bravo, che un concorso di media architettura lo vincesse il gruppo di architetti più bravi, che una gara d'appalto pubblico lo vincesse non l'impresa che è stata coinvolta per costituire la gara d'appalto, ma la vincesse l'impresa più opportuna e più nobile. Sul tema della legalità, come pensate di intervenire, con quali strumenti attuare? La domanda la voglio fare a Antonello Ricci, che mi sembra la sua esperienza anche da di politica e poi da operatore concreto nel campo dell'economia, quindi pubblico privato, quali sono gli strumenti che vi mettono in campo un'organizzazione burocratica amministrativa che ponga al centro il tema della legalità. Antonello, scusami, ma una cosa la vorrei dire prima che tu risponda a lui. Allora, io lo dico sapendo cosa dico, ovviamente. Non metterei sullo stesso piano tutte le inchieste, perché le inchieste hanno degli impianti talmente diversi tra di loro che davvero non si possono mettere sullo stesso piano. E io ho anche una mia idea nel merito che tengo per me. La seconda cosa che vorrei dire è che, per carità, alla politica tocca di proteggere la mentalità della legalità,